Nessun medico vuole andare in montagna. Cereglio, le piastre, Orsini e Pracchia dal 3 novembre saranno privati di un servizio irrinunciabile, quello di un medico di medicina generale. Siamo andati a sentire che cosa pensano gli abitanti della montagna. La zona poi è popolata da tantissime persone anziane. C'è un aspetto: da martedì prossimo queste persone dove andranno? Abbiamo bisogno urgente di un medico. Non vorrei che facessero la proposta di andare all'ambulatorio a Pistoia, perché per noi anziani è una cosa impossibile. Sono circa 1.400 assistiti che da domani, domani è l'ultimo ambulatorio della dottoria De Vaia, resteranno senza il medico di famiglia e soprattutto resteranno senza la possibilità di avere le prescrizioni per dei farmaci urgenti, importanti, salvavita. Noi eroghiamo i prodotti che tecnicamente vengono chiamati DPC, sono prodotti che eroghiamo per conto della ASL e che possono essere, diciamo, distribuiti, dati solo e esclusivamente con la ricetta del medico. Ce l'avevamo una dottoressa in gamba, che era la Erika, che abita su all'Orsigna, però l'USL ce l'ha mandata via e ora non si sa, in questo momento non si sa da che parte portarla. Non si sa dove andare e vedremo un po'. Purtroppo la montagna è messa male, nel senso che manca il medico, manca la pediatra, siamo stati proprio isolati dalla ASL pistoiese. Siamo senza servizio del dottore, infatti motivo per il quale molti di noi non hanno questo medico, io compresa, perché ogni 5-6 mesi cambia. Non abbiamo la possibilità di prendere medici quassù perché sono continuamente in cambio e quindi stavo valutando se tornare con un medico a Pistoia. Io ho questo medico, ho una mamma che ha la demenza senile che ha questo medico, che avrebbe dovuto fare ora il vaccino influenzale, non si sa quando lo farà. E dovrò fare le scorte della medicina, delle medicine che prende, perché se non si sa quando, lei non può rimanere senza. Da domani non ci abbiamo più il dottore, io tra l'altro sono una appunto mutuante di quel dottore e quindi siamo un po' in difficoltà. Io voglio sapere come mai la dottoressa che c'era prima, il dottore che c'è ora, volevano rimanere, perché non le fanno rimanere? Perché ogni anno c'è questa trafila?